Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qua per rispondere a un tag. Sono stata taggata da Pamela di Last Century Girl. Vi lascio sotto ovviamente il link sia al video che al suo canale, perché se non la seguite già dovete assolutamente rimediare. Il video in questione che lei ha fatto sul suo canale riguarda la comfort zone. Quindi che cos'è per noi la comfort zone? Come viviamo la nostra comfort zone? Quali sono quindi le tipologie di letture che sappiamo essere un po' una scommessa già vinta e cosa pensiamo di tutto ciò che è al di fuori, quindi delle nostre letture più che facciamo più a colpo sicuro. Per quanto mi riguarda, le letture che di solito prediligo e che tendo a fare, forse anche un po' per storia personale, deformazione professionale, chiamatela come volete, sicuramente attingono dal bacino anglo-americano. La lingua inglese è la lingua che prediligo, la mia lingua forte per quanto riguarda la traduzione, ma è anche una cultura che mi affascina molto, in Inghilterra, dove ovviamente vivo, quindi sicuramente mi influenza, ma dal punto di vista delle letture anche gli Stati Uniti sono fonte di molte soddisfazioni. Un disegno ovviamente l'Irlanda, però mi rendo conto che tutto questo è molto molto limitante, perché se è vero che all'interno di questo bacino spazio comunque fra letteratura, qualche classe, non fiction anche, però leggo anche molte biografie e soprattutto memoir, che sono una tipologia che amo particolarmente, dicevo, questo bacino da cui attingere è sì vasto, e mi permette di spaziare fra generi e tipologie diverse, però al tempo stesso è anche molto limitante perché, come saprete, la maggior parte degli editori dei maggiori gruppi mondiali pubblicano tantissimi uomini bianchi eterosessuali, quindi il punto di vista, o comunque il punto di vista di chi scrive, il bagaglio di esperienze di chi scrive è sempre più o meno lo stesso. Non voglio dire nel 100% dei casi, però quasi. Quindi una cosa che cerco di fare è sicuramente includere sempre più donne, donne anche provenienti da situazioni diverse da quella che può essere la mia, e so che sicuramente da quando ho cominciato a leggere più consciamente autrici, la mia esperienza di lettura è migliorata, quindi mi sento di includere in un certo senso la letteratura scritta da donne e la letteratura femminista, anche se sono abbastanza indietro con quest'ultima, nella mia comfort zone, nel senso che sono comunque autrici a cui mi rivolgo in determinati momenti della mia vita, ma che so possono darmi grandi soddisfazioni, se non maggiori di quelle degli autori che magari ci vengono propinati in un certo senso dalle vetrine delle librerie, dalle recensioni, eccetera. Questo però secondo me non è sufficiente, mi rendo conto che ho comunque una visione del mondo che non è completa. Però non voglio vivere il leggere in maniera più espansiva e più inclusiva come un difetto, come un qualcosa di assolutamente negativo, di sbagliato, che possa farmi sentire in colpa. Qui su YouTube si vedono tanti booktuber, soprattutto americani e inglesi, ma può darsi anche di altre nazioni, di nuovo mea culpa per non guardare troppi booktuber stranieri al di fuori appunto degli anglofoni. Si parla molto di questo reading diversely, cioè cercare di ridere, cioè cercare di leggere autori provenienti da minoranze, autori di colore, autori con un orientamento sessuale diverso dal nostro, una classe sociale anche diversa dalla nostra, tutto ciò che è diverso da quello che è il nostro piccolo mondo, dalla nostra bolla. Ed è con questo atteggiamento positivo che io voglio cercare di leggere al di fuori della mia comfort zone. Quello che cerco di fare è trovare qualcosa che mi stuzzichi a livello di appunto interesse per la storia, oppure da qualche mese, forse da un anno ormai, frequento anche un gruppo di lettura che legge soltanto libri in traduzione. Ogni mese c'è un paese diverso e ogni mese si vota o diciamo, l'organizzatore sceglie un libro lui.
I pro e i contro di questo sono che a volte vince il libro che magari avevo votato e quindi sono ancora più spinta a entrare in un paese diverso tramite la lettura. Altre volte invece succede che magari vince qualcosa che non mi ispirava per niente, oppure qualcosa che mi ispirava si rivela essere qualcosa che proprio non è nelle mie corde. Mi rendo conto che comunque anche questo metodo, se così vogliamo chiamarlo, ha i suoi difetti, perché non si può certamente giudicare la letteratura di un paese leggendo solo un libro. Tanto per farvi un esempio, ad aprile, mi sembra, o a marzo, il paese è l'Italia e leggeremo Pirandello. Quindi è chiaro che non, sì, è un autore importante, sì, mi piace molto, però non si può da solamente la Pirandello per dire giudicare anche solo la letteratura italiana contemporanea, tanto per dirne una. Un altro modo in cui esco dalla mia comfort zone, per quanto riguarda invece i generi, è... Ah, no, ho dimenticato una cosa. Ho dimenticato prima di passare ai generi, sempre per quanto riguarda appunto leggere di autori provenienti da paesi diversi o che comunque vivono una cultura diversa dalla nostra. Saprete che il mio rapporto con Murakami non è granché, anzi, penso che non ci riproverò più. Però ho recentemente sentito parlare di questa autrice. Credo che sia una donna, ecco adesso qua sì, c'è la foto, è una donna, Hiroki Kawakami. Lei, c'è anche la foto quindi appunto ve la posso far vedere, aveva scritto questo Strange Weather in Tokyo, che aveva avuto un successo incredibile, però è appena uscito il suo nuovo libro che si chiama The Nakano Thrift Shop, e questa è la copertina. E non so, mi ispirava molto perché dovrebbe parlare appunto di questo negozietto di oggetti usati, un negozio di seconda mano, e di questa ragazza che va a lavorare lì e insomma dovrebbe in un certo senso conoscere un'altra persona, insomma. Non so, mi sembrava una di quelle letture molto... come posso dire, di quelle letture che ti coinvolgono molto, ti riscaldano il cuore. E ho pensato che potesse essere, visto che la storia sembra comunque interessante, ma non ha quelle caratteristiche tipiche che di solito mi spaventano un po' della lettura giapponese, che questo potesse essere un bel modo per avvicinarmici. Per gradi, diciamo, no? Non tanto perché non voglia, ecco, provare un tipo di lettura diverso come può essere quello di Murakami, però forse Murakami è un passo troppo avanti rispetto a quello in cui mi trovo adesso nei confronti della cultura giapponese. Quindi, ecco, perché so che questo discorso appunto sul cosiddetto reading diversely, può destare, diciamo, discussioni o può destare dubbi perché può essere anche visto come un voler semplicemente, no, fare la crocetta, togliere dalla lista, no, una serie di autori o di paesi da cui si vuole leggere. Però ecco, io non la vedo così, io, o perlomeno io non la vivo così, io la vivo come un'apertura mentale nei confronti di tutto ciò che è appunto al di fuori della mia comfort zone a livello sia di paese ma anche di esperienze di vita. Però, come dicevo prima, la comfort zone può anche riferirsi a un genere che normalmente ci spaventa o che o nei confronti del quale siamo un po', come dire, sospettosi. Sicuramente un genere a cui vorrei approcciarmi un po' di più è il genere horror, perché di Stephen King ho letto veramente pochissimo e vorrei approfondire un po' di più. Poi con Stranger Things mi si è un po' aperto questo mondo anche della fantascienza, se vogliamo, e quindi vorrei esplorare un po' di più questo genere. Ho comprato Bradbury, abbiamo qualcosa di Stephen King qua, quindi sicuramente mi ci sto affacciando e scegliendo cose che mi ispirano, quindi non leggendo per forza il capolavoro o il classico per antonomasia di quel genere preciso, vedo che riesco a trovare meglio quello che è nelle mie corde.
E un'altra cosa di cui avevo parlato però anche così per coincidenza nel mio video precedente è la poesia. La poesia mi ha sempre affascinato molto e a scuola mi piaceva anche studiarla, però il fatto appunto di non essere più a scuola e di non avere quindi un professore che mi dice ok, quindi in questa poesia i temi sono questo, questo e quell'altro, come vedete ha usato questa parola perché richiama quest'altra cosa qua. O non lo so, notare che viene ripetuto più o meno lo stesso concetto, però con parole diverse, senza avere una guida che mi dica esattamente dove devo guardare e cosa devo guardare e come lo devo guardare, mi sento sempre un po' persa. Per quanto riguarda quindi la poesia, ho adottato la seguente tecnica. Primo, seguo molto il mio istinto, quindi se qualcosa mi ispira, cerco di appunto assecondare questa mia ispirazione senza pensare di avere degli obblighi del tipo ah se non leggo quel poeta lì allora no è come se non valessi niente perché non ho affrontato quel mostro sacro, assolutamente no. Secondo, vado molto per gradi, quindi non mi vado a comprare magari un librone, un'antologia ultra comprensiva di tutti i poeti mai esistiti sul mondo perché so che mi metterebbe veramente ansia vedere un tomone così nella mia libreria e quindi scelgo sempre qualcosa di contenuto che possa darmi un assaggio e che possa appunto farmi sentire comunque tranquilla e sicura di potercela fare. E volevo mostrarvi due esempi. Uno è questo libricino di questa serie che ha cominciato a fare la Penguin, che si chiama Modern Poets, e questa ha queste, non so se riesco a farvela vedere, queste tre poetesse, Emily Barry, Anne Carson e Sophie Collins. La prima è stata citata spesso da Jane Campbell, che fa video qua su YouTube, vi lascio sotto il suo canale, ma sicuramente saprete chi è. Anne Carson, secondo me, viene sempre citata da due ragazzi canadesi che secondo me non stanno più facendo video da un po', e quindi anche lei era un nome che avevo già sentito da persone di cui mi fido, che fanno letture che mi piacciono molto, e quindi ho pensato perché non prendere questo volumetto che è così piccolino, che ha un po' di queste tre autrici e mi fa sentire abbastanza tranquilla appunto di potercela fare. E il secondo libro che invece vi volevo mostrare è To Cures for Love di Wendy Cope, che ho preso perché questa stessa poesia, che vi mostro perché è minuscola, l'avevo sentita recitare da Lina Norms, che ha il canale Just Kiss My Frog. Questa è la poesia in questione. Avendo lei recitato questa poesia in quel modo così semplice, ma al tempo stesso così toccante, mi aveva, come dire, messo la pulce nell'orecchio. E quindi quando l'altro giorno ero in libreria e ho proprio visto il libro così su uno scaffale, ho pensato che okay, questo è un segno che io devo leggere questa raccolta di poesie. E anche qui non è per niente grande. Le poesie sono di lunghezze varie, quindi ce ne sono alcune magari un po' più lunghe, ma ci sono anche degli haiku. Da quello che ho letto poi, essendo una raccolta che va dal 79 al 2006, l'autrice ha un po' spaziato andando in qua e in là fra le raccolte, quindi mi è sembrato molto rassicurante. Quindi niente, spero di non aver veramente sproloquiato per un quarto d'ora a caso, spero che avesse un minimo di senso quello che ho detto e chiaramente sono curiosa di sentire la vostra opinione nei commenti, quali sono per voi le letture che sono pienamente all'interno della vostra comfort zone, se fate qualcosa per uscire appunto dalla vostra comfort zone oppure se preferite starci dentro per insomma stare più tranquilli in un certo senso. E niente, ci sentiamo nei commenti e ci vediamo al prossimo video.